Un infortunio al piede ha colpito la maestra di Albano, Oksana Lebediu, mettendo a rischio la sua partecipazione al popolare show Ballando con le Stelle. La situazione. Una doccia fredda per Albano Carrisi, che dopo diversi anni aveva accettato di partecipare al noto programma Ballando con le Stelle, arrivato alla 16ª edizione. L'infortunio della insegnante di ballo kazaka, new entry nel programma di Rai 1, complica seriamente le cose. Albano di fronte a una scelta, la decisione il 16 ottobre. L'annuncio era stato fatto, nel corso della trasmissione La vita in diretta da Milly Carlucci. In quella occasione, la showgirl aveva comunicato ad Albano, Oksana si infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei che ha questo infortunio ha un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei perché diritti d'autore questa è una scelta importante e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ce l'ha lei. Leggi anche trattino maggiore. Leggi anche trattino maggiore. La scelta, dunque, spetterà allo stesso cantante pugliese, il quale avrà tempo fino al 16 ottobre 2021, data della prima puntata, per comunicare la sua decisione. Ma resta la mia maestra, ha assicurato per il momento Albano Carrisi. Resta dunque da vedere se avrà ripensamenti o continuerà su questa strada. Intanto sono 12, oltre allo stesso Albano, i nuovi concorrenti per questa edizione, Arisa, Morgan, Sabrina Salerno, Andrea Iannone, Mietta, Valeria Fabrizi, Bianca Gasquagne, Memo Remigi, Fabio Galanti, Valerio Rossi Albertini e Alvise Riga. La giuria, invece, la stessa della edizione precedente, con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith, Guglielmo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Oltre a loro vi sono i due commentatori Alberto Matano e Roberta Abruzzone, mentre ha destato scalpore l'entrata di Alessandra Mussolini nel ruolo.